Bene, lo chiederei a Massimo Mori se vuole venire qua con noi per appunto la discussione. Mi sembra che già in questa prima sessione, diciamo, in attesa poi ovviamente delle due relazioni del pomeriggio, siano emerse alcune questioni, soprattutto alcune declinazioni che già anche nella, diciamo, organizzazione di questo seminario, di questo convegno, avevamo pensato col professor Cilberto. Penso per esempio appunto alla questione ovviamente epistemologica che è emersa in entrambi i lati, anche se ovviamente con accenti diversi, con importanze diverse. Il tema politico, no? Cioè individualismo metodologico, no? Come individualismo epistemologico, e naturalmente la questione è più legata all'individualismo politico, ma anche per certi aspetti questione legata all'individualismo economico, no? Il tema della proprietà, per esempio, è un tema che è emerso in entrambe le relazioni, anche in questo caso naturalmente con accenti diversi, con pesi diversi, ma ecco, mi sembra che già su un tema come quello della proprietà possa iniziare il dibattito, ma naturalmente vediamo eventuali domande, questioni, richieste di chiarimento che emergano dai nostri amici. Sì, prego. Credo passino a raccogliere le domande con un microfono. Allora, intanto ringrazio entrambi i relatori per queste relazioni così belle e così dense. Faccio due brevi commenti su ognuna delle due. La prima è un po' così, ogni volta che parla il professor Antiseri, cioè ad ascoltare il professor Cubeddu o viceversa, ci sono sempre queste schermaglie amichevoli, anche molto ludiche e divertenti per chi le sta ad ascoltare. E uno dei temi su cui ruotano ogni volta è quant'è ampio effettivamente l'ambito dell'individualismo metodologico, ossia se all'interno dell'individualismo metodologico possiamo inserire alcuni autori come Salvemini e Croce, come appunto propone il professor Antiseri, oppure se è opportuno tenerli fuori. Ovviamente il professor Antiseri ha una versione un po' più ampia dell'individualismo metodologico e il professor Cubeddu un po' più ristretta. Io molto semplicemente, banalmente, credo che la verità stia nel mezzo, ossia in autori come Croce e Salvemini si possono trovare delle intuizioni importanti sul vero individualismo metodologico, che poi però non arrivano a compimento, perché se guardiamo alla parte complessiva della loro riflessione, penso soprattutto a Croce, lì ci sono degli elementi che scricchiolano rispetto a una visione individualistica della società, però questo non vuol dire che lui non abbia avuto delle intuizioni che poi noi possiamo riscoprire e utilizzare. E dall'altra parte, attenzione appunto a non tenerli troppo fuori dall'individualismo metodologico, cioè non percorriamo il rischio opposto, cioè un rischio è tirarli troppo dentro, l'altro rischio è tenerli troppo fuori. A questo proposito, visto che poi il professor Antiseri ha citato Bruno Leoni, uso Bruno Leoni come testimone in maniera sorprendente forse per alcuni, perché Bruno Leoni aveva notoriamente una concezione dell'individualismo molto più radicale di quella di Hayek. Beh, lui prende la distinzione hayekiana tra individualismo vero e falso, in uno scritto degli anni 50 che abbiamo ripubblicato qualche anno fa insieme a Marco Bassani, è un po' in maniera sorprendente allarga le maglie dell'individualismo hayekiano, lui che aveva una concezione più ristretta dell'individualismo, perché Hayek aveva fatto proprio forse l'errore di tagliare quasi con l'aceta, seguendo magari delle indicazioni geografiche di correnti di pensiero, tra queste due visioni dell'individualismo. Quindi tutta la corrente francese veniva tacciata di razionalismo. E Leoni dice no, attenzione, perché nella riflessione francese ci sono grandi individualisti metodologici di cui non possiamo fare a meno. Per quanto riguarda invece la relazione del professor Portinaro, da cui veramente... Mori. Da cui ho imparato molto, c'è un passaggio che ha accennato, che secondo me è molto importante, ossia l'idea dei due Adam Smith, quello della ricchezza delle nazioni e quello della teoria dei sentimenti morali, che è un dibattito che filologicamente ormai dura da molto tempo. La mia convinzione profonda è opposta alla sua, ossia che lì c'è soltanto un Adam Smith. E il fatto che Adam Smith scriva quel bellissimo libro, insomma, talvolta anche un po' noiosetto, perché si dilunga un po' troppo, sulla teoria dei sentimenti morali, in cui ci spiega quanto soffriamo nel vedere gli altri soffrire, quanto i nostri sentimenti morali siano importanti anche per il funzionamento della società,
e poi viene completamente, come dire, annichilita dalla frase in cui ci dice sì, però per fare affidamento sul comportamento degli altri dobbiamo guardare al loro interesse egoistico. È a partire dall'interesse egoistico degli altri, del macellaio che ci dà la buona carne perché per lui è il modo migliore di fare un buon commercio e quindi di arricchirsi. Ecco, io credo che in Smith, come in altri autori anche dopo, ci fosse una volontà forte di differenziarsi da quelli che sono i veri fondatori della tradizione dell'individualismo mitologico, che sono Mandeville e lo stesso Machiavelli, in maniera un po' pionieristica e rudimentale, ma anche lo stesso Machiavelli, per il semplice fatto che nella riflessione di questi due filosofi c'era qualcosa di volutamente provocatorio, quasi oltraggioso, contro la morale comune. E invece Adam Smith ci dimostra che la morale comune non è qualcosa che va contro, ma non è qualcosa su cui fare affidamento nel momento in cui si spiega il funzionamento dell'ordine sociale. Quindi i buoni sentimenti delle persone non sono qualcosa che rovina il funzionamento della società, anzi possono anche essere qualcosa di utile, ma non sono l'elemento determinante. Quindi nel trovare in qualcos'altro, nell'interesse personale, l'elemento determinante e non nei sentimenti morali, sta la grande novità dell'individualismo, che in maniera compiuta viene fuori in Adam Smith, ma prima c'è anche in questi due autori. Sono entrambi dei commenti. Grazie. Qui, grazie. Grazie. Rispondiamo subito, magari sì. Sì, voglio dire, quello che dice Masala, è, io per esempio, non so, leggevo alcune cose di Enriquez, no? Enriquez in matematica, che parla di queste cose, parla, è sorprendente come anche lui sostenga questo, e se ne possono trovare altri. Forse tu hai ragione nel senso di dire che, estendo troppo, però siccome ci fu questo scontro a Roma, dove Raimondo era presente, lo scontro non avvenne tra lui e me. Voglio dire, sai, questo croce che era un idealista, un determinista contro l'individuo, eccetera. Ora, voglio dire, bisogna stare un po' attenti, perché ecco. E poi, cioè, indubbiamente sono dei. Perché Croce cosa diceva? Non guardava. Batti Antonio, poi lo correggerò su questo punto qua, no? Lo correggerà appunto, e poi Leoni pure parlerà. Cioè, Croce diceva che sono i prodotti, no? L'arte sono quelle cose individuali. Poi, quando ha visto che è stata la guerra, ha visto tutti i disastri, eccetera, se no chi pena, chi soffre, appunto, chi agisce, sono gli individui, e fa quel saggio là. Quindi, ecco, la mia presa di Croce individualista è soltanto, ecco, di mettere in luce, insomma, ecco, queste cose di questo nostro filosofo, che ci sono anche. Quindi, sostenere che Croce è quello lì, insomma, ecco, non mi pare. Ecco, invece, io credo che su Salvemini, invece, la cosa sia molto più precisa. Salvemini veramente è individualista molto, molto chiaro, per dirla alla Budon, insomma, è homo sociologicus intentionalis, cioè per Salvemini la cosa è molto più chiara. Leggiamo queste cose qua, sia appunto sul metodo scientifico, sia appunto sulla metodologia della storiografia. Quando parla della storia, lui aveva letto il libro di Cohen, quando era in America, e sono cose veramente impressionanti, no? Quando lui descrive cosa succede nella sua testa quando appunto c'è un problema davanti, queste congetture che si contrappongono, i fatti che vanno da una parte e si scrivono dall'altra parte, questo combattimento, e poi dice a un certo momento, dice Salvemini, e basta un sol fatto, scrive, un sol fatto per mandare all'aria l'intera costruzione. Dice, l'idea di falsificazione proprio logica in questo caso non poteva essere espressa nel modo più chiaro. Non so se ho risposto, Massimo, ma cioè, su Croce possa avere, ecco, una storiografica, cioè prima e dopo, eccetera. Su Salvemini sarei molto più convinto, insomma, ecco. Grazie. Ma io le do ragione, direi, al 90%, è soltanto una precisazione che devo fare. So bene che la tendenza attuale è quella di risolvere l'Adam Smith problem, nel senso che non c'è un problema, cioè che c'è convergenza tra l'Adam Smith della teoria dei sentimenti morali e quello della ricchezza delle nazioni. Questo avviene sul piano storiografico, ho citato Eugenio Le Caldano, è venuto in maniera brillante sul piano più teorico, Amartya Sen, eccetera, eccetera. E io penso che in una certa misura questo è vero, nel senso che ci sono elementi di forte convergenza,
per me più negativi, devo dire, che positivi, cioè questo elemento di spontaneismo che si nota in entrambi i casi, per cui elementi di potenziale contrapposizione si elaborano trasformandosi in elemento di convergenza. Il self-love che diventa in qualche modo la vanità che associa, eccetera, oppure sul piano economico gli interessi che si compongono in maniera che è dalla composizione degli interessi, non dalla benevolenza, che noi otteniamo determinati risultati. La differenza, cioè quello che non accetto tanto nell'eliminazione del problema del Adam Smith problem, non è il mettere in luce le convergenze, ma nel obliterare le divergenze che invece rimangono. E la divergenza fondamentale è che nell'Adam Smith economista rimane integrale l'affermazione dell'eterogenesi dei fini, di una eterogenesi dei fini che nell'Adam Smith economista non c'è. Nell'Adam Smith economista in qualche modo è un processo interno all'individuo che trasforma per ragioni anche razionali diciamo l'egoismo conflittuale in una vanità invece socializzante. Non ho trovato, non mi sembra di trovare, ma probabilmente la mia lettura della ricchezza della nazione è troppo superficiale, degli elementi che invece spieghino la convergenza degli interessi poi in una unità che in qualche modo risponda a dinamiche che non siano provvidenziali. Cioè è quello che, su questo poi mi permetterò di intervenire anche sulla relazione di Antiseri, è quello che io ho chiamato illusione del problema. Questa è un'illusione del problema. Nel caso della ricchezza delle nazioni è l'illusione più grave, secondo me, ecco, perché fa affidamento ad una vera e propria eterogenesi di fini, che avviene anche in qualche modo in Menville, quando parla di semplice composizione delle passioni più diverse, quelle positive e quelle negative, perché sono semplicemente la luce e l'ombra, il chiaroscuro della società, no? Una città fiorente come Londra non può non essere una città sporca, necessariamente, è l'altra faccia della medaglia. Perché? Questo non si spiega. Se non si introducono dei meccanismi appunto di soluzione in qualche modo spontanea, provvidenzialistica. Questo è il punto, ma su questo poi ritornerò anche sulla tua relazione. Allora, vedo appunto che ci sono numerosi interventi, direi magari di raccoglierne alcuni, così allora, cominciamo il professor Maffettone, poi c'era anche il professor Cubeddu, se non ho capito male. Ci sono anche altri che vogliono intervenire? Sì, prego, tanto. Sì. Pronto? Sì, ecco. Sì, sente benissimo. I maghi devono essere popolari in Umbria. Non conosco il mago Armandino, ma conosco il mago Dario. Sono tanti anni che l'ascolto e imparo sempre. E è difficile però, da quell'effetto magico, fatto di robuste citazioni, di sentite e partecipate impressioni personali e di teoria, capire perfettamente certe cose. Ma la tesi di fondo è molto chiara. Io la vorrei rimettere un po' in discussione con una cosa che è a metà tra un commento e una richiesta di chiarificazione. Cioè, avrei pure una piccola opinione sul problema di Croce sollevato da Masala e poi un rejoinder su quello che ha detto prima Mori. Ma cominciamo dalla prima questione. Dario, tu hai presentato la vicenda come una questione epistemologica. Io credo che alla fin fine invece sia ontologica. Anche. Il,
nel modo in cui tu la presenti, il rapporto tra epistemologia e ontologia è una cosa troppo complicata per discuterlo qui e oggi, però bisogna vedere quale viene prima e quale viene dopo. La versione forte che secondo me tu dai, esistono solo gli individui e non i collettivi, è una visione rigorosamente realista, di quello che io chiamerei un forte realismo metafisico. Sostanzialmente le entità collettive non esistono e perciò sono epistemologicamente dannose, se non inutili, o inutili o dannose. Allora, questa tesi si basa, come tutte le tesi del realismo, su due assunzioni. Una è l'assunzione di esistenza pura, cioè esistono, indipendentemente dal contesto di cui si parla di queste cose, e l'altra è l'assunzione di indipendenza dalla teoria. Cioè, sostanzialmente, indipendentemente da quello che dicono le teorie, esistono delle cose di cui noi possiamo parlare con certezza e sono lì. Queste sono le due assunzioni standard del realismo metafisico in generale. Io credo che tu le faccia proprie e su questo costruisci l'epistemologia che ci dice che siccome non esistono entità collettive, allora eccetera, 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 con quello che tu aggiungi sapientemente. Ora, secondo me su questo tipo di realismo c'è molto da dubitare. È un realismo che, come sappiamo, è stato propugnato negli ultimi tempi in maniera piuttosto divulgativa e sportiva, ma anche interessante culturalmente da Ferraris e da altri nell'ultimo periodo. Io penso che ci sia un problema forte, perché in realtà sia le teorie che il contesto contano molto nel determinare qual è l'oggetto della nostra discussione. Certo. Io dico a Raimondo, questa è una sedia, e Raimondo dice no, questa è una collezione di molecole. No, nessuna di due cose è falsa. Dipende molto da che cosa assumiamo dietro di noi, se stiamo in aula di fisica, se stiamo a casa. Se mia moglie mi dice aggiungi una sedia, io dico non è una sedia, ma un insieme di molecole, mi caccia, insomma, o comunque prende drastiche provvedimenti nei miei confronti. Quindi io non credo che sia possibile avere prima la realtà e poi le teorie e i contesti. Penso che le cose vengano insieme, sono più o meno una specie di olista metodologica alla Quine, per dirla così, e credo che sia veramente difficile separare prima la realtà, perché se tu prendi due teorie diverse ti danno due definizioni di realtà diverse, come Kuhn dice, e Kuhn con tutte le divagazioni che vuoi, ma era un popperiano, come tu sai, in mezzo. Quindi di lì viene. Popper non l'ha mai detto, Popper era realista, ma Kuhn no, e sia Kuhn che Feyerabend hanno imparato molto da Popper. Voglio dire che dalla stessa corrente, l'idea che l'epistemologia riassume l'ontologia, che secondo me è la tua, è complicatamente difendibile, perché le teorie determinano molto. Allora, questo assunto generale, che ovviamente non si può dimostrare qua e sarebbe complicato discutere, però dice molto sul problema, perché per esempio, anche il fatto di Croce, in che senso Croce era individualista? È ovvio più o meno quello che diceva Maslow, secondo me, prima, che un po' lo è, un po' no. E vabbè, questo ci possiamo, cerchio buttismo critico, ci possiamo mettere d'accordo. Ma il punto è perché, secondo me, ci sono due forme di individualismo. Una è la forma che dipende, tutto sommato, dalla fisica teorica, la statistica dei gas. Un composto non è che l'insieme delle parti che lo compongono. E questo è il realismo classico della scienza, diciamo. L'individualismo classico della scienza. E l'altro invece è l'individualismo di Aristotele, che critica Platone e pone l'io verso la comunità. Ecco, Croce secondo me è realista nel secondo senso e non nel primo, e quindi c'è un modo di dire che è individualista nel secondo senso e non nel primo. È individualista nel senso della critica di Aristotele a Platone, ma non è individualista nel senso della dinamica dei gas. E quindi perciò, mentre invece gli economisti classici della scuola austriaca sono economisti in tutti e due i sensi, e quindi sono più completamente individualisti. Detto questo, che c'entra questo con quello che ha detto Mori, da cui pure ho preso molto? C'entra, perché se io non ho tutti i torti, e in effetti il problema individuo-comunità non si può risolvere se non all'interno di una teoria e sotto certi, e nella storia, allora quello che lui ha detto, che è il problema irrisolto della modernità, non è il problema irrisolto della modernità, è un problema irrisolvibile, perché dipende da quella la teoria migliore del momento e da in quel contesto ne stiamo parlando. E questo fa sì che il problema ci sarà sempre, perché in fondo, come dicevo con qualche saggezza Bertrand Russell, i problemi scientifici sono quelli che si risolvono, i problemi, forse tra l'altro, e i problemi filosofici sono quelli che non si risolvono mai. E quindi, perché sono sempre davanti a noi, noi li affrontiamo continuamente e diciamo la verità, fanatici come siamo, per questo ci piace. Sì, professor Cubeddo, si arriva subito al microfono. Mi collego un po' a quello che ha detto Sebastiano, naturalmente ringrazio per quello che ha preso,
d'Amori non mi ricordavo più del saggio di Dewey, che ha lo stesso titolo del saggio di Hayek del 48. Ma parto d'Amori. Prima cosa, non ho capito, io non capisco cosa voglia dire il giusnaturalismo. Perché? Per un motivo molto semplice, perché è qualcosa, un'espressione italiana che mette insieme riflessioni sul diritto naturale vago in un periodo in cui ci sono teorici della legge naturale e teorici del diritto naturale, che sono due cose sostanzialmente diverse, che si affermano diversamente in quel periodo, a partire dallo stesso Hobbes, che si ricorderà, o ti ricorderai, facciamo come vuoi, ma diceva a un certo punto: sto parlando di qualcosa che sono i diritti, che sono qualcosa di diverso dalla legge naturale e ai diritti del popolo inglese. Quindi figuriamoci, la cosa si allarga anche ai diritti del popolo inglese e via di sé. Ma detto questo, quello su cui non sono d'accordo è non è questo è un chiarimento, è questa idea un po' che abbastanza diffusa, e secondo cui questa cosa della la proprietà è il fondamento della proprietà, è la proprietà fondamento dello Stato moderno, della forma politica moderna, e sia qualcosa di prettamente moderno. Questo non mi torna. Perché? Non mi torna perché, e qui insomma non è che dica delle cose nuove, Carlo lo sa benissimo, avendo tradotto il libro di Strauss, la città e l'uomo. Ecco, Tucidide, perché? È perché sostanzialmente questi temi sono temi perenni, come diceva Sebastiano, irrisolti. Il tema del contrasto tra l'individuo e la casualità, della soluzione, del contrasto tra individuo e comunità, è presente già in Tucidide, come ci dice Strauss nel quel saggio su Tucidide, in diritto, quando a un certo punto nel discorso funebre dice: qui in Atene un individuo può diventare un uomo, può cambiare la sua posizione, dico in maniera molto, molto brutale. E contemporaneamente noi siamo qui a celebrare delle persone che sono morte per la nostra comunità. Questa cosa, questa conciliazione, in realtà fu casuale, perché riuscì solo con Pericle. Dopodiché la peste si portò via tutto, e la peste ci portò il problema dell'individualismo metodologico, che sempre in Tucidide noi abbiamo in quella magnifica descrizione di analisi situazionale alla Popper o alla Hayek, che è la situazione di problematica di Nietzsche a Siracusa, che è un esempio strepitoso di situazione problematica di individualismo metodologico, di un contrasto tra l'individuo e la città che non si può risolvere. Passo al tema della proprietà. Se noi andiamo a vedere il contratto, la possibilità del buon regime politico era dato dai classici dall'esistenza di una proprietà stabile del proprietario fondiario, che affidava eccetera eccetera eccetera, e acquisiva conoscenza. La conoscenza non è innata, ha un costo, e questo costo richiede un particolare tipo di proprietà. Questo tipo di proprietà noi non l'abbiamo nella tirannide, dove nessun individuo, nessun suddito, non individuo e neanche cittadino, nessun suddito può opporre diritti di proprietà su qualsiasi cosa al tiranno. E questa è la condizione che fa sì che la tirannide sia un regime politico che non può essere redento da nulla, perché annulla quella possibilità di usufruire di una conoscenza diffusa per migliorare la società politica. Gerone è chiaro da questo punto di vista: io non posso parlare con nessuno, nessuno mi dice la verità, tutti mi dicono le bugie, io non posso come regime politico usufruire di quella conoscenza diffusa che c'è nella società, no, evito i saggi, evito questo, evito quest'altro. Quindi
I moderni sostanzialmente, ma senza dimenticare che Hobbes Tucidide un po' lo conosceva, no? Forse per sentito dire, si sa, non sto scherzando ovviamente. Ecco, ma questo tema ritorna costantemente. Quando noi parliamo, quando poi noi parliamo di proprietà, è inutile pensare che queste cose non fossero note. Certamente nella in certi tipi di modernità si ritrova quel fatto, conciliare l'individualità con la comunità, e pende sempre la spada di Damocle della peste di Tucidide che si porta via Pedicle, e altri che a un certo punto vanno su una linea diversa, che e questo contrasto non è risolvibile, e scelgo la via dell'individualità, portando poi a tutta una serie di cose che sono le cose che dice Dario e che riguardano poi sostanzialmente Hayek, riguardo al quale chiedo molto brevemente. Non sarebbe il caso di rivedere tutta questa problematica dell'individualismo della tradizione austriaca a partire da qualcosa che Hayek ha volutamente o meno offuscato, nascosto, che è l'ordine sensoriale. Perché se noi non rimettiamo la questione sull'asse dell'ordine sensoriale, che è qualcosa che scorre parallelamente alle altre opere di Hayek di quegli anni, perché da un punto di vista storico, storiografico, sappiamo che l'opera viene concepita insieme a tutti gli saggi metodologici e via di seguito, noi corriamo il rischio di dare un'interpretazione giustificazionistica, politico-giustificazionistica dell'individualismo, mentre invece quel tipo di individualismo che lì affiora è qualcosa che ha a che fare con una teoria della conoscenza. Certo. Con i suoi problemi, perché il problema è sostanzialmente il rapporto di tempo tra il tempo delle istituzioni e il tempo degli individui, che sono due cose che non tornano, e torniamo al punto di prima. Non qualcosa di politico, ma qualcosa di squisitamente filosofico, che sono due dimensioni temporali diverse che fanno sì che il problema, come diceva Sebastiano, rimanga tuttora irrisolto e forse, secondo me, difficilmente risolvibile. Ma ora direi magari di far rispondere i relatori, poi dopo veniamo all'intervento successivo. Va bene, se è brevissimo, prego, faccia pure. Sì, io sono Mariangela Priarolo e avevo solo una domanda per il professor Mori a proposito di quello che diceva sul fatto che, diciamo, il cosiddetto giusnaturalismo sarebbe in qualche maniera un esempio, un paradigma di questo individualismo, diciamo, cattivo. E lei citava Pufendorf, in particolare appunto l'idea che la persona giuridica non sia sostanza, ma sia, diciamo, una costruzione, una finzione. Ecco, la mia domanda è, ma non è piuttosto il contrario, ossia che cessa di essere individualismo inteso come separatezza proprio laddove l'individualismo lascia, cioè il concetto di individuo lascia da parte il sostanzialismo, perché a me invece veniva in mente proprio l'individualista per definizione, cioè Cartesio, che in questo senso io vedrei proprio come dal punto di vista metafisico proprio come esemplare della separatezza, dell'isolamento proprio dell'individuo dal contesto che viene rivendicato, insomma, proprio in particolare nelle meditazioni. E viceversa, in questo senso mi chiedevo se rispetto a quello che al pessimismo in qualche maniera che emergeva un po' dal suo intervento relativamente alla possibilità di trovare nella modernità un individualismo relazionale, ecco, se invece una via non potrebbe essere quella di cercare nella metafisica proprio moderna, anticartesiana, un concetto di individuo che a me sembra molto più relazionale di quello che di solito si ritiene, ossia quello di Leibniz, che in questo senso, proprio nel suo anche essere un giurista e quindi avere bene in mente una questione che riguarda, insomma, tutta la tradizione giuridica, cioè il fatto che nel momento in cui si discute di diritti, di rapporti, di relazioni, come diceva il professor Antiseri prima, si ha un concetto relazionale, ecco, in questo senso a me sembra che forse guardare a Leibniz, a un anticartesiano, potrebbe essere insomma una buona strada da percorrere. Grazie.
Cerco di rispondere brevemente perché le cose sono tante, anche la sua domanda non era così breve. Allora cominciamo però con Beddu. Comincio col liberare il campo di alcune cose dandoti ragione su molte cose. Ovviamente io ho parlato di giusnaturalismo per comodità, purtroppo bisogna usare delle etichette. Tutte le etichette storiografiche sono sbagliate, quella di giusnaturalismo è la più, forse una tra le più sbagliate. Forse è meglio parlare di scuole di diritto naturale, d'accordo, però qui si trattava anche di trovare in qualche modo una, ripeto, una etichetta. Tra l'altro ho parlato di Grozio. Io non considero Grozio un rappresentante del giusnaturalismo moderno. No, si discute molto dove comincia il giusnaturalismo moderno. Francisco da Vittoria, la discussione nel Cinquecento, la scolastica del Cinquecento, con Grozio, secondo me neanche con Grozio, per Grozio legato, anche per le ragioni che ho detto, a tradizioni diverse. Però, insomma, si trattava di trovare delle etichette che indichino qualche cosa, e adesso vediamo poi quel qualche cosa. Però prima di venire a questo qualche cosa, l'altra cosa su cui ti do ragione, nil novum sub sol, questo siamo d'accordissimo, che nell'antichità è già contenuto un po' tutto quanto. Io ho fatto riferimento spesso a, non era l'antichità così antica come Tucidide, però ho fatto riferimento a Ulpiano, a Gaio, mostrando come queste cose erano già presenti lì, quindi erano presenti nel diritto romano. E quindi è chiaro che i contenuti sono di solito, io non amo l'espressione dei problemi perenni, però sono presenti sostanzialmente in tutta la storia della filosofia. Il problema non è quello dei contenuti, il problema è quello delle categorie con cui questi contenuti vengono espressi, e queste cambiano. Allora, nel chiamiamolo scuola di diritto, le varie scuole di diritto naturale, le cose sono caratterizzate? Sono caratterizzate appunto anche da questa astrazione che consente di concepire l'uomo come persona giuridica. E questa è un'astrazione della ragione, quando si parla di natura, natura è poi la natura razionale, cioè sfuma progressivamente dal giusnaturalismo antico al giusnaturalismo moderno, diventando sempre più semplicemente natura razionale. È un'astrazione della ragione, cosa che non era invece nel giusnaturalismo classico, anche cristiano, eccetera, non era un'astrazione della ragione. Allora, questo è un elemento nuovo che caratterizza quindi categorialmente in maniera diversa. Questo consente tra l'altro di dire che c'è un diritto naturale, che poi in alcuni casi viene distinto dalla legge naturale, in altri casi non viene distinto dalla legge naturale. Comunque c'è un diritto o una legge naturale che sono determinati appunto attraverso questa operazione in qualche modo artificiale, se vogliamo, della ragione. Poi, tra l'altro, diritto naturale può portare a un ordine giuridico, come nel caso di quello che io ho chiamato giusnaturalismo, può portare invece a un disordine giuridico, come nel caso di Hobbes, dove c'è un diritto naturale che comporta il disordine, non l'ordine. Quindi le varietà sono molti, però in ogni caso c'è questa assunzione nuova, categorialmente nuova, della astrazione. E per questo, venendo alla seconda domanda, non sono d'accordo sul fatto che questa astrazione favorisca l'interrelazione. Anzi, finché non si faceva questa astrazione, finché anche all'interno, consentitemi l'espressione del giusnaturalismo, antico e medievale, eccetera, non si faceva questa astrazione, l'individuo era un individuo descritto concretamente, anche antropologicamente, non separabile dal contesto. Qui viene separato dal contesto proprio perché viene reso astratto, perché è la persona giuridica, no, addirittura non soltanto un individuo fisico. Quindi io lo posso collocare come voglio all'interno di una costruzione che faccio io.
la persona, tornando alla continuità, torno ancora un momento, vedo, persona giuridica, la tradizione romana, il diritto romano, parla di persona, il diritto romano è un diritto personalistico, quindi non era, anche sotto questo aspetto non c'era un'invenzione di contenuti, ma l'invenzione della categoria sì, perché la persona del diritto romano non è la persona giuridica inventata in qualche modo dal, consentitemi, dal giusnaturalismo. Questo è il punto. Finisco soltanto con, c'era ancora Leibniz. Anzi, c'era anche Cartesio. Su Cartesio le do ragione, però Cartesio è un individualismo di tipo, un individualismo di tipo gnosologico, metodologico, il discorso si allargava e non volevo allargarlo, però le do ragione. Invece su Leibniz un po' meno, perché l'individualismo di Leibniz è un individualismo molto sui generis, cioè è un individualismo olistico, cioè è un individualismo, il singolo individuo, la singola monade, per carità, è un atomo, quindi più individuo di così si muore, ma è un atomo che percepisce tutto l'universo. Quindi il problema praticamente, difatti, poi sul piano morale, sul piano giuridico, sul piano politico, Leibniz risolve tutto con la solita manfrina, la perfezione del mondo. Bisogna considerare la perfezione del mondo. E allora, ecco, questo non è quell'individualismo che mi sembra quello che caratterizza di più questo filone moderno, crea veramente l'idea della separatezza, ma che può anche essere positiva, poi non viene sviluppata in positivo. Ma se non si arriva a questa idea della separatezza dell'individuo, non abbiamo un vero individualismo. Ecco, abbiamo o un organicismo vero e proprio o un nolismo camuffato, ecco, come nel caso di Leibniz. Ecco, questo è quello. Forse ho saltato delle cose, ma abbiate pazienza. Quando è venuto mi dai? Allora, visto che ha parlato di Cartesio, proprio Heidegger fa scaturire tutti i danni, li fa scaturire proprio da Cartesio, perché fu proprio lui che generò appunto questa idea di questo iperrazionalismo che poi è venuto con l'illuminismo e il positivismo e ha distrutto appunto, quindi il peccato originale Heidegger lo fa diventare da Cartesio. Ecco, perché poi puoi rispondere a Sebastiano che ha fatto questa acuta appunto. Sì, d'accordo, perché guarda, tu sai che l'ordine sensoriale lo feci pubblicare io in Italia parecchi anni fa, sì. No, perché sono convinto di quello che dici tu, che lì c'è veramente una questione epistemologica, gnosologica fondamentale. Insomma, Matteucci su questa cosa qui, quando parlava di Heidegger, l'aveva messo bene in luce, no? Sempre comunque su questo. Beh, Matteucci su quella cosa lì l'aveva ben segnata questa cosa. Visto quello che. No, poi Caldwell e gli altri adesso ci hanno messo attenzione molto, certamente. Allora, vengo all'obiezione che ha fatto Sebastiano. Sebastiano, capito, mi dice. Tu non puoi pensare che ci sta appunto da una parte, cioè la realtà e poi dopo tu fai la teoria, hai ragione. Torno allora a. È partita Beatrice, se no c'è Beatrice, torno allora al nostro paese umbro. Un giorno esco di casa, poi ti devo fare una domanda. Esco di casa, devo rispondere alla domanda di pranzo. Esco di casa e un giorno una signora che tu conosci mi fa: tu ci credi alle fatture? Le fatture non commerciali, a malocchio. E io dico, perché lei, tu ci credi, e faccio, come no? Tutta la vita del paese è descritta, perché quello che era caduto, quell'altro che sarà malato, quell'altro, tutta la vita del paese era descritta, catturata appunto da questa teoria che questa signora più su ha fatto una fattura. Allora, ekko, come diceva Wittgenstein, io, mondo e linguaggio, siamo in un certo senso una cosa sola. Ecco, come due giovani, i loro due cavalli, i loro gigli nella favola, diceva Wittgenstein. Noi leggiamo il mondo con le teorie che abbiamo, con il linguaggio che abbiamo, e spesso non ci rendiamo nemmeno conto che anche quando facciamo le teorie, le cose più, che sembrano più neutrali, in realtà interpretiamo. Come mai un greco dice cosmos e i latini dicono mundus? Cosmo è qualcosa di ordinato, mundus è qualcosa di pulito, di limpido. Cioè, anche nelle cose, e quindi noi interpretiamo. Ora tu poni il problema, ti richiami a Kuhn. È vero, quando Kuhn parla di un paradigma, giustamente, Kuhn dice che il paradigma ti dice di che cosa è fatto il mondo e come appunto si ordinano queste cose del mondo. Esemplifico, quando Voltaire va in Inghilterra, no?
e scrive lettere inglesi. Le lettere inglesi dicono, dice, com'è il mondo? Dice, il mondo a Londra è vuoto, a Parigi il mondo è pieno. Perché c'era la fisica di Renato, la fisica di Cartesio, in cui il mondo è tutto pieno, no? Perché c'è appunto, e non ci può essere action distance, non ci può essere action distance. Mentre a Londra il mondo è vuoto. Quindi è chiaro che non c'è la realtà e la teoria, c'è una teoria che ingloba tutto, che fa vedere quali sono, quindi su questo tu hai perfettamente ragione, però non penso che io sono così ingenuo, cioè, certamente poi quando abbiamo le teorie, poi lì nella scienza abbiamo le conseguenze, e lì si scherza poco, perché tu puoi dire questa è la realtà, vediamo quali sono le conseguenze, diciamo, e quindi lì c'è un controllo via via che scatta le teorie, non so se ti ho risposto, penso. Quando parla Mori, io so, perché Corraimondo Gobendo l'ho indicato da vent'anni sul diritto naturale. Quando tu parlavi, io stavo sempre, così, cioè, Mori descrive o prescrive? Quando parla di natura razionale, o quando parla di diritto di natura, descrive o prescrive? Quando tu dicevi, per esempio, dice, allora c'è la prima proprietà di è se stesso, dell'io, no? La prima è se io appartengo a me stesso. Ma questa è una teoria descrittiva e è un valore? Perché è chiaro che per un nazista, per Hitler, ti direbbe no, tu non sei proprietà di sé, sei proprietà dello Stato. Non conta, il tutto, non conta l'individuo. Quello che diceva Heidegger, l'esistenzialista, quando fa la cosa che dice appunto che l'individuo non conta niente. Ecco, cioè voglio dire, quindi sono teorie descrittive o sono teorie normative? Quando si parla di diritto naturale, questo che sempre a me cioè, in modo, quando noi parliamo di natura, niente vi è di più culturale che l'idea di natura e dunque di natura umana. Quando dici natura, c'è già una teoria. Natura umana. La natura umana è quella di cui parlava Paolo all'Areopago, ovvero quella dei Greci. È quella di Freud o quella di Skinner? Cioè, natura sì, ma natura da parte di quale teoria? Vista con quale teoria, non so, era... C'era anche una questione che Mori appunto voleva porre. Sì, chiudiamo. Ti rispondo molto brevemente, perché in buona sostanza ti do ragione, nel senso che la giusnaturismo, chiamiamolo così per comodità, vuole essere, l'abbiamo detto, una teoria prescrittiva, perché vuole costruire... per costruire una teoria prescrittiva propone in qualche modo un'interpretazione della realtà che si presenta come descrittiva. Ci sono questi elementi. Questo conflitto diventa chiarissimo in Kant. In Kant, il quale Kant, i kantiani, i kantologi la mettono in termini più complicati e dicono il diritto kantiano è di tipo analitico o di tipo sintetico. Detto più brutalmente, è descrittivo. Per lui parte da una descrizione. Quello che abbiamo detto è semplicemente la descrizione che ripete il giusnaturismo tradizionale del Settecento, poi però vuole che abbia un valore sintetico, un valore prescrittivo. Quindi questo è un grosso problema, io l'ho usato soltanto questo per mostrare come venga fuori l'idea dell'individuo separato, è questo, della separatezza dell'individuo. Posso a mia volta farti ho tre osservazioni da fare, cerco di stringere. La prima è ripeto un po' le stesse cose che ha già detto Sebastiano, lasciando stare però il problema del realismo che è troppo grosso. D'accordo, non ci sono delle realtà metafisiche olistiche, questo, la comunità, ecco, non è una realtà metafisica. Questo vuol dire che, allora, d'altra parte, però ci sono soltanto gli individui. Ecco, non mi trovo tanto in questa affermazione per cui, tu hai detto, ci sono solo gli individui, tutto il resto, niente. No, a metà strada c'è un'altra cosa. Ci sono delle realtà sociali che non sono niente, e che hanno una dinamica diversa però degli individui. L'esempio che facevi del partito che mi espelle. Il partito mi espelle, poniamo sono 5 persone nel partito che decidono di espellermi, magari ciascuno di esse non vorrebbe espellermi. Si crea però una dinamica nel partito, in questo comitato, per cui decidono di espellermi. Perché il partito è un'altra cosa, diventa una realtà. Come si spiega questo? Veniamo al secondo punto. Si spiega con quello su cui tu hai giustamente insistito, che si
creano delle dinamiche interindividuali che vanno al di là della volontà dei singoli individui. Questo può valere per circostanze specifiche, ma può valere anche nel senso che il risultato è la creazione di un ente, diciamo, sociale permanente, come un partito. Sicuramente il partito non è il frutto di un progetto di tipo costruttivistico. Adesso facciamo un bel partito, poi risponde a quello che dicevamo. No, si parte così e poi il partito è un'altra cosa. D'accordo, però questo partito, che è un'altra cosa, che è il risultato di volontà che volevano fare una certa cosa e poi risulta un'altra, a un certo punto si costituisce come una realtà che ha una realtà sociale, che ha una sua autonomia e una sua influenza. E quindi, terza e ultima cosa, il costruttivismo. Perfettamente d'accordo su quello che tu dici, che è sbagliato pensare a un costruttivismo che porta a una realtà, perché altrimenti abbiamo tutte quelle incongruenze che tu dici. Ma il costruttivismo non deve portare una realtà, a costruire una realtà, deve costruire dei modelli normativi che servono appunto a, e i normativi sono autonomi, servono appunto a correggere quelle disformità che nascono dal fatto che le azioni individuali hanno dei fini, cioè hanno degli esiti che sono diversi dai fini e che quindi devono in qualche modo essere corrette. Cioè il punto è questo. Il punto è questa, è quello che torno sempre sullo stesso chiodo, è evitare l'illusione del problema. Tu hai fatto l'esempio di Bastiat, come tra i vari individualisti che hai fatto. Eh sì, però Bastiat poi scrive le sermoni economiche, cioè pensa che tutte le cose si sistemano. Come no? No, allora lasciamo stare Bastiat, ma poi anche un po' gli esempi von Mises, eccetera, partono da questo presupposto. Ecco, c'è sempre l'idea in questo individualismo radicale che poi le risultati delle azioni individuali che sono fatte con un certo fine e sortiscono per un esito diverso, in qualche modo si armonizzano, ed è questo che io ho difficoltà ad accettare, per la stessa ragione, per mettere questa frecciatina finale, per cui ho difficoltà ad accettare l'ermeneutica, che secondo me procede un po' anche nello spazio. No, sono rapidissimo, sull'ermeneutica ti dico, guarda, adesso proprio sono così convinto, sanno gli amici che sto girando mezzo mondo per dimostrare che è la stessissima cosa, e anche persone che prima erano distanti come Petito, cioè adesso sembrano subito, anche Caldwell lì, so che vabbè. Allora, quando tu parli, tu dici realtà sociali, modelli normativi, io ti chiedo dove sono queste realtà sociali. Tu mi dici modelli normativi, chiaro che le istituzioni sono idee e ideali tradotti in regole che una volta accettati, come direbbe Weber, ecco, diventano le regole. Non è che c'è l'istituzione, ci sono idee, Per quanto Weber ti dice, se tu stai in una zona dell'interno, diciamo così, dove non vengono accettate queste idee e ideali che sono le regole dello Stato di diritto, non c'è lo Stato di diritto. Il partito non è un'idea. No, il partito è un insieme di individui che hanno alcune idee per cui tu li chiami che quello è un partito. Cioè il partito è fatto di uomini che hanno alcune idee più o meno analoghe, più o meno uguali, perché altrimenti non c'è un partito. I benedettini sono una comunità di persone che hanno certe idee, più o meno fisse, più o meno stabili. Cioè, veramente, quindi quando dici realtà sociale, modello normativo, cos'è il modello normativo? Delle regole, ma le regole sono idee ideali tradotti in norme che una volta, che si vengono accettate, una volta infrante, generano delle, per cui ci sono infrazioni morali, infrazioni appunto amministrative e penali, cose di seguito. Cioè, ma le istituzioni sono comportamenti ripetuti in base a regole. Può darsi che non t'ho convinto, ma discuterò. No, d'accordo. Grazie. Bene, noi ci vediamo alle 3. Sì. Beh. No, supermercato, mi dispiace. Supermercato, guarda, lì veramente.
siccome è successo che la discussione lì c'è una grande.